E allora adesso parliamo anche di due storie recenti che non sarebbero state così sulle prime pagine dei giornali se i giornalisti non avessero ascoltato i familiari di Stefano Cucchi e di Federico Aldrovandi. Allora io invito Patrizia Aldrovandi, la mamma di Federico, un ragazzo di 18 anni di Ferrara, ucciso e poi si è saputo in che modo è stato ucciso. Patrizia, tu hai più volte detto che i giornali ti sono stati a capo in questa battaglia dolorosissima e che ancora non è finita. Grazie, saluto tutti. La sentenza per mio figlio è già stata emessa l'anno scorso. Un calvario per te. È stato un calvario, sono 5 anni dalla data in cui mio figlio è stato ucciso, il 25 settembre 2005, durante un controllo di polizia in una strada tranquillissima di Ferrara, senza nessuna emergenza, senza nessun problema. E Federico non stava facendo niente, stava solo tornando a casa a piedi. Ha incontrato 4 poliziotti che l'hanno fermato, picchiato e ucciso. Ma per dimostrare questo è stato difficilissimo, perché la versione ufficiale diceva ben altro, parlava di un malore di Federico, non si doveva conoscere la realtà. Io sono qui per dire a tutti quanto sia importante per noi cittadini potersi rivolgere all'opinione pubblica attraverso la stampa, che ha pubblicato in particolare le fotografie di mio figlio. È stato il quotidiano Liberazione, ha pubblicato una fotografia di mio figlio e a quel punto l'indagine non ha più potuto fermarsi. Grazie Patrizia. E lei è Ilaria, la sorella di Stefano Cucchi. Anche noi abbiamo visto le foto di Stefano, sono delle foto terribili, che Ilaria ha fatto una battaglia perché queste foto trovassero spazio, e grazie proprio alla pubblicazione di queste foto Ilaria viene uscita di povero. Il caso di Stefano si è riaperto, c'è stato un rinvio a giudizio di alcune persone nella morte di tuo fratello. Sì, noi stiamo percorrendo questa battaglia lunga, difficile e dolorosa. Abbiamo dovuto fare scelte sofferte, la più grande di tutte è stata quella di pubblicare le foto. Quando il nostro avvocato ci disse che dovevamo pubblicare le foto, pubblicare gli atti, allora mi sembrò un gesto orribile. Oggi posso dire con certezza che se non avessimo fatto in quel modo, il caso di Stefano sarebbe stato archiviato all'istante. Approvare, voi non avreste potuto far arrivare quelle foto, non si sarebbe potuto neanche dire che cosa era successo, si sarebbe parlato forse di un ragazzo morto, no? Non si sarebbe potuto dire nulla nella fase delle indagini. Durante il calvario di Stefano, in questi giorni, intorno a lui si è alzato un muro che ha fatto in modo che mio fratello, che era un ragazzo che sì, aveva avuto dei problemi, ma aveva una famiglia alle spalle che l'aveva sempre cercato di proteggere, ad aiutare, morisse da solo, in solitudine, nelle condizioni più disumane e immaginabili. E quel muro di silenzio c'è stato anche nei primi giorni, quando nonostante avessimo visto il corpo di Stefano, ci si continuava a parlare di morte naturale. E io quello che posso dire è che l'unico modo che abbiamo avuto per abbattere quel muro è stato rivolgersi ai mezzi di informazione. Perché la stampa rappresenta la coscienza critica della gente e solo tramite quella presa di coscienza siamo stati aiutati. Non è un percorso facile, vero Patrizia? Cioè quello che ha intrapreso adesso Ilaria. Io li ho già incontrati, le vedo come due donne molto coraggiose che stanno affrontando una battaglia. Patrizia l'ha appena vinta e Ilaria l'ha appena cominciata. Non è una battaglia facile. Una battaglia facile, però vorrei dire che come me in Italia siamo tutte pronte a compiere questa battaglia, non staremo mai chiusi.